per un'opera, quindi un cantiere che si chiude, ce n'è un'altra di opera che invece stenta a partire ed è la TAP, ovvero il gasdotto transadriatico che dovrebbe portare in Italia il gas dall'Azerbaigian e toccherebbe proprio in Italia la località di San Foca nel Salento. E allora la multinazionale TAP, per farsi accettare, cerca di fare appunto una campagna in questo senso e i NoTAP, i movimenti che si oppongono e che non la vogliono, rispondono così. Vediamo. Facile come ordinare un caffè al bar e uscire senza pagare. Ciao, grazie. Oh, grazie. Oh, chi è la paga qua? Paga TAP. O come entrare in un negozio d'abbigliamento e non passare dalla cassa. Tranquilli, paga TAP. Passa anche attraverso l'ironia la prima fase della protesta dei comitati salentini organizzati contro la TAP, ovvero la Transadriatic Pipeline.